cari amiche di Country Mami, buongiorno. Oggi è una splendida giornata di sole, anche se fa veramente freddo. Benvenute sul mio canale per un nuovo tutorial. Oggi vi faccio fare qualcosa di utile, di funzionale, qualcosa che ci può servire, molto molto carino, molto molto semplice. In realtà è una cosa che poi mi avete chiesto voi, perché vi ricordate quando ho realizzato quella sacca per il mare, avevo realizzato anche un piccolo portamonete. Bene, qualcuna di voi mi ha chiesto come fare questo portamonete. Oggi in realtà ve lo faccio fare, ma più grande, e sarà una bellissima scatolina porta cioccolatini, porta caramelle, porta biscottini, insomma, per mettere i nostri regali di Natale. Ma prima di fare questo, voglio farvi vedere come poi ho finito la borsa la scorsa volta, perché avevo dimenticato, infatti poi ve l'ho scritto su Facebook, la pettorina di chiusura, quindi sono andata poi a metterla e ho terminato la borsa in questo modo, molto bella. Potete usarla proprio come borsa, oppure se volete metterci il panettone. E poi volevo farvi anche vedere la variante della nostra teiera, quella che abbiamo realizzato insieme a forma di zucca, e questa è la variante natalizia. Vedete, anche in questo caso porta filtri per il tè, porta caramelle, porta cioccolatini, insomma, quello che volete. Ci tenevo a farvi vedere anche questa versione, così vi rendete conto di come potete realizzare con i tutorial che abbiamo già fatto anche cose che possono tornarci utili in questo periodo. Ma andiamo al progetto di oggi. Per realizzare la nostra scatolina porta cioccolatini abbiamo bisogno di due tessuti di cotone per l'esterno, di un'imbottitura non troppo rigida per termoadesiva, come la utilizziamo solitamente, e di un tessuto per l'interno, quindi una fodera praticamente. Quindi le cose di cui che utilizziamo sempre, voi già sapete i prodotti che utilizzo. Abbiamo bisogno della nostra squadra rettangolare e abbiamo bisogno della nostra squadra quadrata. Molte di voi ce l'hanno, quindi siamo a posto, va bene? E allora adesso vi faccio venire subito da quest'altro lato, così immediatamente partiamo con il nostro progetto. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a realizzare è il nostro cartamodello, quindi prendete carta e penna che vi dico come fare. La cosa più semplice è innanzitutto realizzare un quadrato, e con la nostra squadretta per i quadrati lo farete subito, un quadrato di 11 centimetri e mezzo di lato, 11 centimetri e mezzo, 12 centimetri, insomma, siamo lì perché poi un po' lo tagliamo e andiamo. E poi 8 triangoli. Questi triangoli hanno base 12, quindi mezzo centimetro in più rispetto al quadrato, e altezza 16. Quindi voi che cosa andate a fare? Grazie alla nostra squadretta, andate a realizzare un rettangolo che ha base 12, i due lati opposti di 12 centimetri e gli altri due invece di 16 centimetri. Dopodiché prendete la metà del vostro rettangolo, ve lo segnate e andate ad unire la base del rettangolo con quel punto che avete segnato. Ritagliate e ottenete il triangolo. Un quadrato, 8 triangoli. Questi triangoli li taglieremo 4 in un tessuto. E io ho scelto questo, e 4 in un altro tessuto, e io ho scelto questo. Il quadrato sceglierete voi se farlo nel tessuto numero 1 o nel tessuto numero 2. Ok? Taglieremo naturalmente anche 8 pezzi di imbottitura, anzi l'imbottitura è la prima cosa che andiamo a tagliare, che la tagliamo proprio a misura, poi lo mettiamo sulla stoffa e la tagliamo lasciandoci questo mezzo centimetro per il margine della cucitura, quindi 8 spicchi anche di imbottitura. E poi faremo la stessa cosa col procedimento che vi faccio vedere adesso per la fodera interna. Poi andremo a realizzare, ci servirà un manico, andremo a realizzare una striscia di 27 centimetri per 8. Questa andrà chiusa come facciamo
Sempre, e cioè in questo modo, mettete in mezzo l'imbottitura, la piegate al centro, la ripiegate e la andate a cucire tutto intorno. E da questa striscia taglierete un pezzo di 4 centimetri e il restante tutto lungo, quindi 27 meno 4 fa 23, 23 centimetri e 4 centimetri. Ci servirà uno di questi aggeggi che non so come si chiama, quest'asola di ferro che ci servirà da mettere proprio nel pezzetto più piccolo, quello da 4 centimetri, e teniamo da parte il nostro manico e il nostro passante. Poi cosa faremo? Come prima cosa prendiamo il nostro quadrato e ci andiamo a cucire due triangoli da un lato e dall'altro. Mentre dall'altro lato andremo a costruire prima insieme tre triangoli che poi metteremo alla base. In che modo? In questo modo qui. Quindi faremo il triangolo, andremo a cucire quest'altro triangolo e poi andremo a cucire quest'altro triangolo, ok? Ed è quello che adesso vado a fare sotto macchina. Una volta cucito questo triangolo, lo aggiungeremo all'altro lato del nostro quadrato. Ci vediamo tra un po'. Ecco qui. Una volta ottenuto questo tipo di lavoro, andiamo ad unire tutti i lati. Quindi dobbiamo fare altre quattro cuciture. Quindi uniremo questo lato qui e gli altri due, ok? Quindi io vado sotto macchina e unisco anche questi. Ecco qui, l'ho cucito tutto. Vedete com'è bello? Eh? Ok, adesso in uno spigolino andiamo a posizionarci questo, che andremo a cucire a macchina, così ce lo fermiamo, ok? Dall'altra parte invece metteremo questo. Anche questo ce lo fermiamo così a mano. A mano, a macchina. Nel terzo spigolino invece andremo a mettere un piccolo elastico. Ho tagliato un pezzetto di elastico che sarà 4-5 cm, anche questo lo mettiamo qui, ci metto quasi quasi una pinzetta, ecco qua, e quindi vado a fare queste tre cuciture, una, due e tre, ok? Dall'altra quarta parte poi dopo metteremo il bottone, vi faccio vedere, faccio queste cuciture e torno. Allora, su uno dei quattro vertici del triangolo che va con la punta in su, ho messo quel pezzo di tessuto che vi avevo detto, la striscetta di tessuto che ci farà da manico. Al lato opposto ho messo invece quello con la solina in acciaio e in un altro dei due lati ho messo un pezzetto di elastico da 5 centimetri, ok? Adesso il nostro lavoro è andare a mettere l'interno con l'esterno. Quindi ho fatto l'interno allo stesso modo e con lo stesso procedimento con cui ho fatto l'esterno, dritto contro dritto, vado a infilare come al solito una parte dentro l'altra, me la fermo bene bene su tutti i vertici, tutto intorno, e la vado a cucire. Ho lasciato un piccolo spazio per risvoltare. Vado a fare questo lavoro e torno subito. Allora, ho cucito tutte le parti, elastico, bottone, chiudo il bottone, faccio passare il passante qui, il manico attraverso il passante e il nostro lavoro è finito. Ecco qui la nostra scatolina porta cioccolatini. Ok? Andiamo dall'altra parte così di fronte la vedete meglio. Ecco qui la nostra sacchetta, scatolina, cestino, porta cioccolatini, porta caramelle, porta regali. Ok? È carina perché ha proprio tutti i colori del Natale, sfiziosa perché come vedete ha un movimento perché sono due colori carini, bellini, utile perché ci mettete dentro i vostri cioccolatini o i vostri biscotti, li chiudete in una bustina di cellofane e poi invece di consegnarli così li mettete direttamente nella vostra borsettina che poi vi rimane bellina perché poi dopo
dopo uno può anche utilizzarla nel bagno per metterci prodotti di bellezza, li mette appesi a una maniglia. Mia figlia, per esempio, nel suo bagno ce l'ha ed è veramente molto comoda. Quindi scegliete i vostri colori, scegliete come farla. In questo caso l'abbiamo fatta natalizia, potete farla con dei tessuti semplici per poterla utilizzare tutto l'anno, ma è veramente molto molto carina, ok? Bene. Io vi saluto insieme a tutte le nostre cose che abbiamo realizzato negli ultimi tempi. Ci rivediamo prestissimo per un nuovo tutorial. Ovviamente invitate i vostri amici ad iscriversi sul mio canale YouTube Country Mummy. Visitate la nostra pagina Facebook Country Mummy. Guardate anche Instagram. Non dimenticate mai il libro Buon Natale, Mrs. Claus. Sto facendo ancora il giro nelle scuole per leggerlo e presentarlo ai bambini. Piace tantissimo, quindi piacerà sicuramente anche ai vostri bimbi. Ci vediamo presto per un nuovo tutorial. Ciao!